Eccoci, salve. Dunque, siamo qui con tutti i ragazzi della giuria italiana che è venuta qui con noi a Sydney. Mi stavano raccontando una cosa interessante, particolare, che sembra quasi una metafora del nostro addio alla città. Mi dicono che questa sera alle sette e mezza si spengono tutte le luci di Sydney, si spegne tutta la città, la luce viene tagliata via da tutte le parti per il risparmio energetico in realtà, però noi qui stiamo pensando, forse in fin dei conti è una sorta di saluto, si spegne la città visto che il cifone si ferma per quest'anno, riaccenderanno le luci spero per quando torniamo, altrimenti la cosa è grave perché aspetteranno un anno al buio. Ragazzi, questo viaggio, questa esperienza, questa nuovissima tappa del Giffoni Film Festival in un posto così vicino, qui in Australia, che cosa vi portate a casa? Cosa ci ricordiamo di più di questo viaggetto breve che poi ci aspetta domani al ritorno? Ci portiamo milioni di souvenir, sicuramente. Milioni di souvenir? Sì, tanti. Una borsa piena. Una borsa piena di souvenir. Qualcuno si porta un canguro a casa? Io? Vivo? No, purtroppo no. Nessun canguro? No, purtroppo nessuno. Ma che cosa avete visto? Cioè, che cosa possiamo raccontare a casa, a chi ci seguirà sia in televisione sia sul sito del Giffoni Film Festival? Qual è uno dei ricordi che vi volete alzare? Vi alzate così ci vedono meglio tutti quanti? Ecco che si alzano. Il direttore fa segno, qua il regista, non il direttore, il regista che fa segno, dice spostate, mettetevi qui. Qual è un ricordo che difficilmente potremo non raccontare appena torniamo a casa? Qualcosa che ci rimane veramente impresso? L'Opera House e il ponte. Questa è bella struttura, l'Opera House e il ponte, c'è poco da dire. Io sono un altro ricordo, cioè un ricordo più che altro, le differenze. Una città dove convivono un sacco di etnie. Una città dove, è vero, è vero. Pensa una cosa, voi dovete questa sera forse incontrare questi amici, queste ragazze che avete conosciuto di una scuola di Sydney. Sì. Quella classe, se mi ricordo bene, in una sola classe ci sono qualcosa come 9 diverse etnie. È vero? Sì, solo sì. In una classe? Cioè è una cosa abbastanza particolare, in Italia non è fatta, è una classe così. Poi un'altra cosa interessante che voglio raccontare a tutti, noi, per farvi capire quanto Giffoni sta viaggiando, loro sono stati qui con noi in Australia. In Italia, nel frattempo, un gruppo di altrettanti ragazzi del giuria del Giffoni Film Festival si sta preparando per partire per Los Angeles. Fra 20 giorni siamo a Los Angeles. C'è un film che avete visto qui in Italia che si chiama Wild Soccer Punch 3, che non tornerà neanche né a casa né alla distribuzione né in Italia, ma da qui lo abbiamo spedito direttamente a Los Angeles. Questo mi fa pensare molto, mi fa ragionare, perché vuol dire che effettivamente la cultura di cui parliamo, il cinema, il buon cinema di cui parliamo continuamente, lo stiamo esportando in un modo assolutamente nuovo, cioè non è un'esportazione, è un viaggio che comincia e non sta neanche quando finisce, è una cosa eccezionale. Che cosa possiamo dire ancora? Eddie, mio caro, dolce, gentile Eddie, che cosa vuoi raccontare a casa? No, stiamo notando la scena degli aborigeni qui dietro che si apprestano a suonare. È vero, infatti sento il didgeridoo che è partito in sottofondo. Sì. È bellissima questa musica, è vero? Bellissimo. Sì. Ma sono vestiti con i Australia, tutti quanti voi a casa, immaginate che io e tutto lo staff di Giffoni e giurati siamo circondati da animali esotici, canguri, koala, dingo, wallaby, e invece abbiamo scoperto che c'è anche un'altra razza molto particolare, temo che sia stata creata proprio per l'arrivo di Giffoni, è qui a fianco a me. Good morning. Morning. E che dire, l'anno prossimo nuovi animali, nuove razze, nuove scoperte, ma soprattutto nuovo Giffoni, nuovo festival, sempre più grande, sempre più bello. A presto.